L'ispirazione della collezione, i materiali, le forme. Allora, siamo partiti dalle atmosfere di alcuni dei film di Stanley Kubrick, uno in particolar modo di Sta nello spazio, e da lì abbiamo immaginato di progettare una collezione che guardasse al passato per arrivare al futuro, quindi come dei capi che potessero essere rinchiusi in una navicella spaziale per essere mandati nello spazio. Quindi una collezione che guarda tanto al passato, al nostro passato, quindi ai capi classici dell'abbigliamento maschile, dell'abbigliamento Franky, reinterpretati e resi assolutamente moderni. Sono una collezione molto forte e soprattutto parte in maniera molto pacata per diventare molto forte, con un andamento molto veloce. I tessuti che avete utilizzato? Sono tessuti classici dell'abbigliamento maschile fusi con dei tessuti tecnici, quindi non so, ci sono dei panni cashmere abbinati al neoprene, dei cotoni abbinati a delle reti poliuretaniche, cioè tantissimo studio. E per quanto riguarda invece gli accessori? Non abbiamo insistito tanto sugli accessori, volevamo rendere maggiormente l'idea proprio dello shape, dei volumi, degli abiti, per quindi gli accessori sono quelli fondamentali, necessari, quindi le scarpe, e dei piccoli tocchi, dei ring, delle cose semplici. Allora, ultima domanda, in un momento di mercato complesso, qual è il dovere di uno stilista? Dovere di uno stilista è sempre studiare tanto, ricercare tantissimo per proporre comunque innovazione, modernità. E non... poi comunque capi che per noi siano vendibili e che comunque rappresentino i tuoi fans, quelli che amano il tuo stile, no? Quindi quello che vedrete oggi è fatto riferito alla gente che ci ama, insomma, che ci segue, non pretendiamo di vestire tutti i colori del mondo.